titolo è E dirsi ciao e ce la presentano i Matia Bazar. È un festival di Sanremo che sembra morente, quello che arriva all'appuntamento con il 1978. La Rai decide di mandare in onda solo l'ultima puntata, eppure sul palco dell'Ariston, dove sale anche Beppe Grillo, la musica trionfa. A vincere sono i Matia Bazar, ma l'esibizione che colpisce di più è quella di una giovanissima esordiente, Anna Oxa. C'è una ragione che cresce in me. Se testa e melodia rientrano nei canoni della canzone italiana, il look debitore di un genere esploso l'anno prima a Londra, il punk. Quando il festival si apre, l'Italia è ancora quella delle contestazioni, delle lotte di piazza, della sinistra extraparlamentare. Sono gli anni della fantasia al potere, dell'irriverenza e della liberazione sessuale, temi che salgono sul palco di Sanremo insieme a un giovane cantautore calabrese, Rino Gaetano. Gianna sosteneva che si è illusioni. Gaetano canta un'Italia che si riscopre all'avanguardia nei diritti civili. Il 78 è l'anno della legge sulla legalizzazione dell'aborto, della nascita del Servizio Sanitario Nazionale e della chiusura dei manicomi con la legge Basaglia. Ma di lì a poco la spirale di violenza innescata con gli anni di piombo raggiunge il punto di non ritorno. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale. Il rapimento e successivo assassinio di Aldo Moro sconvolgono un paese già nel caos. Lo stesso giorno a Cinisi viene assassinato un giovane attivista che dalla sua radio denunciava la mafia, Peppino Impastato. A giugno Giovanni Leone si dimette da Presidente della Repubblica e al suo posto si insedia Sandro Pertini. Il disordine non risparmia nemmeno il Vaticano, dove il 1978 sarà ricordato come l'anno dei tre papi. Sul soglio pontificio sale un giovane cardinale polacco, Karol Wojtyla. Se mi sbaglio mi corrigerete. Il 1978 è anche un anno di cerniera, si chiude la stagione delle contestazioni che avevano segnato gli anni 70 e si apre una fase nuova fatta di disimpegno e leggerezza. Non è un caso che a trionfare nelle classifiche sia la disco music. Anche al cinema il passaggio è evidente. Se nel 1978 gli indiani metropolitani scoprono Nanni Moretti con Ecce Bombo, in tutto il mondo c'è la fila a botteghino per vedere Grease. Ma più che le arti, a sancire la nuova epoca è un'avventura imprenditoriale. Un emergente costruttore brianzolo acquista Telemilano 58, una piccola TV via cavo. Salute, allegria, anche se non sono a scommettiamo, vi dico allegria anche da Telemilano. Negli anni le sue onde elettromagnetiche non trasmetteranno solo immagini e suoni, ma una rivoluzione culturale che cambierà l'Italia per sempre.